un altro programma per dimagrire, sono sempre esempi, mi raccomando, noi diamo solo esempi, poi seguite il medico e vi fate seguire sempre da persone qualificate e esperte. Questo è un allenamento che fai in palestra, ma se hai l'attrezzatura lo puoi fare benissimo anche a casa. C'è chi ha queste belle attrezzature a casa, via di loro. Allora, camminata veloce, puoi variare velocità, quindi facendo anche la corsa, passo veloce, puoi aumentare la pendenza. Inizialmente fai, cioè questo chiaramente è un allenamento un po' più, ci vuole un po' più di tempo, questo è sull'ora di lavoro. Fai 20 minuti di tapis roulant o altri 20 di step, sono di ellittica o addirittura se hai possibilità di andare a correre fai 20 minuti di corsa e poi ti metti a fare questo programmino di allenamento per tonificare e dimagrire. Quindi facciamo finta di aver fatto 20 minuti, questo tanto dopo ci serve, ci ritorniamo. Poi questo è un allenamento dedicato a uomini, a donne, quindi è globale, parliamo sempre di fitness, mi raccomando, non stiamo parlando né di allenamenti per gli atleti né di bodybuilding, no, parliamo di allenamenti per stare bene, ok? Allora, io vi posso dire una cosa, gli esercizi per le gambe, per i glutei, io preferisco sempre fare una spalliera, o altrimenti sono utilizzate le macchine per gli adduttori e per i glutei. Alla spalliera faccio un programma tutto da 20, vi appoggiate, appoggi il piede in modo che così allunghi il gluteo, distendi, pre-stiri il gluteo e poi ne fai 3 serie da 20 per ogni gamba, quindi hai fatto diciamo la grande massa del gluteo, poi ci puoi aggiungere chiaramente il medio piccolo gluteo facendo delle calciate laterali sollevando il tallone. Quindi schema sempre 3x20, quindi parte diciamo cardio, abbiamo fatto una porzione di esercizi per i glutei, a terra gli esercizi per l'addome, non va fatto di corsa però è abbastanza incisivo. Il classico secondo me esercizio dove tu inglobi sia la porzione alta che la porzione bassa dell'addome, dove vi ricordo che l'addome lavora sempre alto e basso, talvolta al secondo del movimento lavora un pochino la porzione più alta o la porzione più bassa, ma il retto dell'addome lavora sempre. Comunque in questo caso 3 serie da 20, pedalate, recuperi pochi secondi e poi ricominci. Poi vai avanti in questo programma, questo è un esempio, poi si possono utilizzare tanti altri macchinari. In questo caso dove andiamo? Andiamo a vedere l'esercizio, in questo caso vi faccio vedere, venga, che facciamo vedere bene l'esercizio. Vieni. Macchina nel dorso. Sempre 3 da 20, stiamo parlando di dimagrimento. Quindi bisogna darci bene sotto, carico non troppo elevato, ovviamente io peso 110 kg, in questo caso sto lavorando con 47 kg, ovvio dovete un po' calibrarlo, parlatene con il vostro istruttore, poi trazione, rilascio, cercate sempre di coinvolgere bene le scapole, quindi sempre movimento di flesso estensione. 3 da 20 e stiamo sul dorso. Mi vedi? Ok, segui, guarda, vi faccio vedere un'altra cosa. A seguire dal dorso passiamo sul petto. In questo caso ho questa macchina, questa multipower. Mi raccomando sempre, mettetevi in posizione corretta, entrateci in maniera corretta e poi pettorale. Sempre 3 serie da 20, puoi utilizzare questa, puoi usare la chest press, sono quelle macchine dove tu stai seduto con la schiena in verticale, premi il bilanciere o il macchinario in avanti, o altrimenti puoi anche usare i manubri. Poi, dopo di ciò, cosa faccio? Ritorno al punto di partenza,
Venga. Faccia vedere. Ovviamente lì la palestra è larga, grossa. Ritorni sul tapirulan. Questa volta però che cosa faccio? Mi invento un'altra cosa. Il macchinario non lo accendo. È veramente dura. Perché faccio tipo... Avete visto che ci sono quei tapirulan e non hanno motore. Lo spingi tu. Attenzione, qui il cuore va su, va su assai. Quindi diciamo qui non ci fai 20 minuti, magari puoi fare una variazione, fai il macchinario e ritorni, in modo che comunque tu con un cardiofrequenzimetro puoi benissimo tenere la frequenza su una. Ci sono molte tabelle, anche su internet lo trovate, ci sono delle tabelle che praticamente in genere fanno un calcolo dove tu a 2:20 togli la tua età, il risultato che ne viene, tu ci lavori più o meno sul 50-60%, a seconda se tu vuoi stare su una soglia più o meno aerobica. Ma entriamo in ambiti che noi non possiamo adesso affrontarli, perché chiaramente sono troppo personali. Io vi sto dando solo delle impostazioni, così delle idee, perché poi voi non possiate parlare chiaramente con chi è di competenza. Quindi, ritornando sul tapirulan, riparto, rifaccio un'altra volta il circuito, questa volta con altre varianti. Venga. In questo caso includo come lo lavoro, su uno scalone. Voi sapete che più alzo la gamba, più il piano d'appoggio è alto, più per sollevare il mio corpo devo mettere in moto la porzione bassa del gluteo. Quindi questo. 3 serie da 20. E comincia adesso il discorso, si comincia a fare sempre più pesante perché chiaramente si è più affaticato. Poi ritorno su. Questa volta sugli obliqui e sui trasversi, quindi metti sul decubito laterale. 3 serie da 20. Ovviamente dall'altra parte. Poi, visto che ci sono, magari hai fatto già tanti esercizi, per far lavorare il pettorale non c'è niente di meglio che i push-up o piegamenti sulle braccia e non flessioni. Ancora si sente dire in giro, fate le flessioni. No, quando sei in appoggio sono piegamenti. Cazzo, è polemico. Vai, za e risale. Io lo faccio in appoggio sulle ginocchia, però lo puoi fare chiaramente anche in appoggio sulle punte dei piedi. Poi a seguire fate un altro macchinario, ad esempio il dorsale, la lateral machine o lat machine. Prendi il macchinario, tiri, sempre 3 serie da 20. Poi tu questo quindi hai fatto praticamente la parte cardio, hai fatto glutei, hai fatto pettorali, hai fatto dorsali, poi con dei manubri puoi benissimo lavorare anche con i carichi leggeri, chiaramente le alzate laterali per i deltoidi, i bicipiti, i tricipiti, il deltoide posteriore e poi in chiusura, se vuoi arrivai a fare il cardio. Altrimenti se no ti dedichi allo stretching. Tutto questo, se fatto 2-3 volte a settimana con una giusta dieta, ti possiamo garantire che avrai dei buoni risultati. Buon allenamento e ciao!